Bene, bentrovati sempre in diretta qui sulle Fonti TV. Tra poco ci ricolleghiamo sui mercati per una giornata evidentemente ancora di passione, anche se effettivamente le borse europee stanno riducendo le perdite in questo momento, ma ne parliamo tra poco. Prima, come vedete anche dal titolo, vogliamo concentrarci nuovamente su quello che accade sul conflitto, insomma, Russia-Ucraina, ma dandovi una visione, una testimonianza in qualche modo diversa, perché lo sappiamo, sono iniziati quantomeno il tentativo c'è di aprire i corridoi umanitari, ma nel frattempo ci sono attività di volontariato, quantomeno c'è chi può e si trasferisce, insomma, e si trova tuttora, insomma, nei luoghi a confine con l'Ucraina per dare quel che si può dare, insomma, aiuto in qualunque modo possibile e immaginabile, a livello di accoglienza, a livello di cibo e non soltanto. E noi parliamo con qualcuno che c'è stato e che è tornato proprio in questi giorni, stanotte, mi corregge subito, e insomma lo presento subito perché si tratta di Alessandro Giungi, consigliere comunale di Milano. Alessandro, grazie per essere qui in studio con noi. Buongiorno, buon pomeriggio. No, grazie a voi, grazie a te in particolare. Ti devo chiedere, insomma, com'è andata? So che sei stato al confine tra Romania e Ucraina. Quando vi siete recati lì, per fare che cosa e soprattutto che situazione avete trovato? E una brevissima premessa, io da tanti anni collaboro con progetto Fondazione Arca che si occupa in particolare di clochard, di persone che vivono sulla strada. Con loro collaboro con l'unità di strada, quindi esco una o due volte al mese proprio per dare un aiuto alle persone che sono senza tetto nella nostra città. E quindi ho iniziato una serie proprio di attività di volontariato che mi hanno condotto giovedì, sulla base di una loro richiesta, di una loro proposta, a prendere un aereo e arrivare a Siret. Siret, che è in Romania, come ricordavi giustamente tu, è al confine con l'Ucraina, perché a Milista Huti, che è una piccola frazione di Siret, è già stato, diciamo, messo in attività un campo per profughi gestito da Progetto Arca. Quindi loro erano già lì, io sono andato a dare una mano e ho potuto rendermi quindi conto della situazione, che è, come ovviamente si legge e si vede in questi giorni, davvero non drammatica nei campi profughi che ci sono in Romania, in particolare a Siret e Milisa Huti, che sono quelli che io ho, diciamo, visto, conosciuto. Ma per il fatto che davvero, siccome si è sul confine, è un continuo arrivo di profughi, fammi dire di profughe, perché poi chi arriva sono quasi esclusivamente donne Donne. di tutte le età con bambini. Uomini non ce ne sono perché o impegnati al fronte, comunque l'Ucraina non permette l'uscita perché appunto c'è questa regola per cui fino a oltre 50 anni si deve rimanere in Ucraina a combattere o comunque a lavorare e non è possibile espatriare. E quindi è ancora, diciamo, più complicato, diciamo. C'è un tema di dare un'assistenza ai bambini che sono senza il papà, a volte addirittura anche senza la mamma e con altri parenti. Donne dunque soprattutto e immagino insomma bambini piccoli sostanzialmente. Qual è il primo soccorso che insomma attraverso il progetto Fondazione Arca di cui abbiamo visto anche il sito, la homepage dove è in primo piano la scritta emergenza Ucraina, siamo il primo aiuto Ucraina-Ucraina, abbiamo scoperto che si può dire in entrambi i modi con lo stesso accento, dona ora e anche evidentemente i furgoni insomma che il progetto Arca ha messo a disposizione. Qual è stato uno dei primi Guarda, sostegni e supporti? una cosa particolare è che quando tu arrivi proprio al confine con l'Ucraina trovi una serie di gazebi di varie organizzazioni umanitarie che proprio quando arrivano i profughi, che magari sono rimasti anche tantissime ore in attesa di poter varcare il confine perché c'è una fila di 20 ore di attesa in macchina, 6 ore a piedi, c'è un freddo terribile, si va sotto lo zero, ancora nevicava. Ecco, vengono date coperte da mangiare, c'è subito, diciamo, un aiuto concreto e immediato. Per quello che riguarda il progetto Arca, come ti dicevo, questa frazione di Siret ha già, diciamo, dato e continua a dare una grossa mano intanto agli studenti indiani che erano al Politecnico, in particolare di Kiev, perché c'è una grande relazione tra le università di Kiev in particolare e quelle indiane, e quindi c'erano oltre 20.000 studenti e studentesse indiane in Ucraina che con un ponte aereo che proprio parte con base a Siret
li sta conducendo di nuovo nella loro patria. Pensa che io quando ero lì ho infatti conosciuto anche l'ambasciatore indiano, che era venuto a ringraziare sia tutti i volontari che si occupavano del campo e a dare ovviamente sostegno ai suoi connazionali giovanissimi che appunto stavano con un ponte aereo ripartendo per l'India. E poi lì c'è anche un tema di famiglie, come ti dicevo, in realtà famiglie però dove non c'è il genitore papà, ma ci sono le nonne, le zie, le mamme e tantissimi bambini, anche lì con Progetto Arca che si dà da fare in maniera davvero encomiabile. C'è poi un altro campo gestito però dalla protezione civile rumena, con ad esempio Save the Children, dove però anche lì si riesce a dare comunque un sostegno con 300 tende, e quindi sono due, diciamo, i luoghi adibiti per i profughi, uno a Siret, protezione civile della rumena, e poi invece nel campo di Militsesi c'è un aspetto legato molto di più alle organizzazioni internazionali, in primis con Progetto Arca, che si occupa attualmente degli studenti indiani che arrivano, sono ovviamente in fuga dall'Ucraina, e delle mamme con i bambini ucraini in questo caso. Interessante come, insomma, questo legame che ci racconta Alessandro tra India e Ucraina, sì, nel momento in cui poi abbiamo visto che l'India è uno dei paesi che quando l'ONU, insomma, ha fatto il sondaggio, chiamiamolo così, su chi condanna l'invasione e chi no, l'India si è mantenuta in qualche modo è neutrale. Non parliamo, non è questa la sede. Poi, se vuoi dire una battuta sull'argomento, sei libero di farlo. Non lo sapevo, è incredibile, perché sì, appunto c'è la dimostrazione di cosa vuol dire questa guerra anche per i cittadini giovanissimi indiani. Sono 20.000 che a migliaia si sta cercando comunque di riportare nel proprio paese, e quindi davvero sono è una notizia che non conoscevo, sì, che mi lascia molto particolare, ma sappiamo quali sono i legami economici, insomma, e soprattutto militari tra India e Russia. Ne parleremo magari prossimamente. Io ho mostrato anche un approfondimento, o meglio un'intervista che il Giorno, insomma, ti ha sì, che tu hai concesso ai colleghi del Giorno, in cui appunto viene messo in primo piano le 20 ore di coda per passare il confine, la fuga dei profughi. Tra freddo e paura i bimbi non hanno più lacrime. Poi c'è anche, io sto spiando il tuo profilo Facebook, e c'è anche la fotografia in cui ringrazi, diciamo così, coloro i quali sono veramente in prima linea per dare sostegno, insomma, e dare accoglienza a chi sta scappando. Ti sei concentrato nell'intervista appunto soprattutto sui bambini, le loro condizioni quali sono? Arrivano in salute buona, arrivano tra l'altro ovviamente anche vestiti bene, perché quella è una tipica nazione paragonabile europea, quindi è come, fammelo dire, se bombardassero l'Italia, magari facendo riferimento a Kiev, Milano, cioè è uguale, è la stessa identica, diciamo. Ci sono aree più rurali, ma insomma sì, ci sono città molto grandi e sì, molto... però anche nelle aree rurali hanno comunque ovviamente un grado di paragonabile a quello delle nostre aree rurali. È proprio una nazione europea ovviamente, ma anche a livello economico, a livello di sviluppo paragonabile a quella all'Italia, e quindi arrivano anche in macchina, come ovviamente arrivano però anche a piedi, ma in macchina sono attese di 20 ore. Fammi dire un'altra cosa, secondo me, visto anche che il contesto in cui siamo, io poi sono ovviamente tornato con... Ti interrompo, ma solo due secondi, sì, hai il microfono che, come abbiamo litigato col microfono anche fuori onda, dovete saperlo da fuori, se riesci a non... proviamo così? Adesso dovrebbe andare meglio. Vai, okay. Ti ho interrotto, perdonami. No, ti dicevo una cosa che ho vissuto sulla mia pelle, perché poi sono tornato direttamente con uno dei mezzi di Progetto Arca. Sì, quindi sono andato, che abbiamo visto, esatto, perché okay, poi dopo lì vanno riempiti di altro materiale e riportati a Siret. È un viaggio dovrebbe durare 18 ore. Mm. Che sono tante, però sono affrontabili. Il problema è che in Ungheria, alla frontiera, c'è ancora il controllo dei passaporti dalla Romania, quindi tu vai c'è questa dogana per entrare in Ungheria. E lì avevamo 40 macchine davanti.
con un parametro, diciamo, normale, uno pensa di avere mezz'ora, sono stati 10 ore ed è sempre così, ed è praticamente al freddo, senza che nessuno desse un tipo di assistenza, ma non ovviamente per il sottoscritto, ma erano piene la coda di macchine con targa ucraina, con bambini, anziani, donne. Cioè, ora sinceramente già hanno patito quello che hanno patito, doverle anche diciamo, fare aspettare 10-15 ore in macchina al freddo, io credo che su questo, ma infatti con l'europarlamentare Maiorino abbiamo comunque già annunciato, soprattutto Maiorino ovviamente, che farà un'azione a livello di Commissione Europea, non è tollerabile. E poi bloccano anche le organizzazioni umanitarie, le ONLUS, che ovviamente come progetto ARCA tornano presso le proprie sedi per poi dopo rientrare. È davvero un problema. Quindi siete ripartiti, non so, a che ora, e siete arrivati a che ora? Alla fine il viaggio è durato quanto? Allora, siamo partiti esattamente alle 6 del pomeriggio di sabato e ci abbiamo messo più o meno 28 ore, perché sono 18 più 10 di attesa, come ti dicevo lì, e ci è andata ancora bene perché c'erano poche macchine, fossero state 70, probabilmente, non dico che ero ancora lì, ma quasi, nel senso, quindi la cosa, fammi dare una battuta, mi ha alleviato il viaggio la vittoria del Milan, quello permettimi, l'ho potuta questo, diciamo, ovviamente sorridendo, una battuta, però io credo, e questa cosa dell'attesa alla frontiera in una condizione del genere, per persone che sono state che vengono da un paese in guerra, che sono profughe, non è bella, credo che su quello bisognerebbe già fare immediatamente qualcosa. Quindi quando ti ho contattato, era ieri, tu eri in viaggio? Sì, eri assolutamente in viaggio. Sì, okay. ero nel pieno, tra l'altro, di questa che è un po' anche perché per venire, io questo in generale lo segnalo, non è indifferente. In questo momento, a Sire, in quella parte quindi dell'Ucraina e della Romania, la temperatura va sotto zero, nevica e c'è un vento davvero che arriva dalla Siberia. È anche una condizione complicatissima a volte, soprattutto per mezzi di un certo tipo camper, perché devi comunque fare un paio di passi di montagna dove c'è la neve, a volte è complicata, cioè non è una cosa. Quindi quando si va a portare comunque aiuto, a dare una mano, ovviamente bisogna sempre essere ben organizzati, non lasciare mai nulla al caso e non improvvisarsi. Questo io davvero, anche proprio considerando i mezzi, la temperatura che c'è, tutto quanto deve essere ben congegnato, perché sennò è ovviamente un disastro. Arrivano queste donne, questi bambini, e tu ci hai spiegato anche che cosa veniva fornito loro all'inizio, quindi insomma coperte, ma alla fine più o meno di cosa hanno bisogno nell'immediato? Di caldo, di qualcosa da mangiare, di acqua? Caldo, di acqua, ok, ovviamente del tè caldo, ma quello di cui hanno veramente bisogno, e quello viene garantito, è un posto da cui poter, diciamo, fare base per immediatamente ripartire per uno dei paesi dell'Unione Europea, perché considera che quasi tutti, allora adesso c'è appunto la modifica che gli permette di poter viaggiare per l'Unione Europea avendo, diciamo, la possibilità quindi di non dover chiedere nessun tipo di permesso. E questo consente molte volte di avere già un luogo dove potersi dirigere. Faccio l'esempio di questa signora che era. Arrivano, perdonami se interrompo, arrivano già, che non è che non sanno poi dove andare, no. Più o meno hanno già una meta, devono riuscirci ad arrivare e magari devono avere la possibilità di mangiare una notte, di fare una doccia, di comunque avere un momento, diciamo, loro di tranquillità, anche con i bambini, lavarli ovviamente e quant'altro. Dicevi che hai parlato con una. Con una signora che era lì in questo campo gestito da Progetto A, che era lei, la mamma, due zie, cioè quindi due sorelle, perché poi c'era anche suo figlio di 9 anni e un suo nipote che ne aveva avuti 12, e quindi, come ti dicevo, tutte donne con i due bambini, e loro andavano a Valencia, dove c'è una forte comunità ucraina, perché l'ex marito di questa signora aveva già detto: ovviamente venite tutti da me. Però la cosa che poi mi ha colpito, e quindi per dire già capisci, sapevano 3 giorni di pullman che li aveva portati, mi ha colpito che questa signora mi ha detto: c'è anche mio padre che ha 69 anni, mio padre
mi ha già detto, quindi lui poteva uscire perché come età, mi ha detto che lui aveva intenzione di morire in e per l'Ucraina, quindi sarebbe rimasto lì. Questi sono i racconti che senti comunque, ovviamente drammatici, anche pensando per queste donne, ai compagni, ai mariti, ai padri che rimangono lì in una condizione davvero di grandissimo pericolo. Parlano inglese o no? Parlano, cioè la comunicazione come avviene con... Allora la loro lingua è davvero per noi molto complicata, è simile al polacco, ha comunque delle attinenze col polacco, parlano un buon inglese, cioè nel senso c'è comunque una possibilità di riuscire a... E poi la protezione civile rumena ha comunque degli interpreti, però con l'inglese lo parlano, direi è una lingua che è assolutamente ben conosciuta. Problemi di comunicazione non ce ne sono stati. Siamo verso la fine della nostra chiacchierata, siccome tu prima ti sei lasciato un po' andare con una battuta e vorrei provare a chiudere in leggerezza, anche se ovviamente parliamo di temi complessi, leggendo anche diciamo il tuo diario che hai pubblicato, in questo caso nel campo profughi di Progetto Arca c'era un campo da calcetto. A un certo punto hai sentito qualche... Ho sentito queste urla, diciamo, questa, che si capiva che veniva utilizzato, e appunto, come ti dicevano, c'erano proprio il figlio e il nipote di questa signora che avevano iniziato a giocare a calcio, a calcetto, perché appunto lì c'è questa possibilità, e io e un altro dei ragazzi, dei volontari di Progetto Arca, ovviamente abbiamo subito iniziato a pensare di poter fare con loro una partita, cosa che è successa, abbiamo perso 3-0, quindi però come dicevo lì è anche... Si sono vendicati del 3-0 dei mondiali 2006, sì, Italia-Ucraina 3-0. L'ho anche scritto, è la patria del resto del grande Andriy Shevchenko, quindi è normale che... No, però è stato un bel momento perché comunque ci vuole... Il problema, come dicevo, i bambini non hanno veramente più lacrime perché arrivano disperati, ma... che non capiscono neanche dove sono piombati, veramente è proprio un discorso incredibile perché quasi da un giorno all'altro bombe e poi prendi e vai in un posto completamente senza sconosciuto, il papà, peraltro senza il papà, in una condizione in cui, ripeto, eri 5 giorni prima a scuola, cioè è qualcosa di, ma è veramente sconvolgente. Perché non, io ho difficoltà a immedesimarmi in una condizione del genere, però se penso ai miei due bambini che hanno quell'età lì, ovviamente ne rimango subito sconvolto, perché e quindi la cosa, i bambini, cercare non di, ma di distrarli, quello è una modalità, il gioco. Grazie ad Alessandro Giungi, consigliere comunale di Milano, e grazie per averci portato la sua testimonianza là molto vicino, dove è in corso un conflitto che insomma vedremo ovviamente come si evolverà. Grazie e buon lavoro. No, grazie a te Giacomo, grazie davvero, grazie a tutti voi.